Salve a tutti amici di YouTube, qui Mickey Perfect 96 che vi parla, benvenuti in questo nuovo video. Come vi avevo già detto, abbiamo ripreso un po' la rubrica che avevo iniziato sui ruling. E siamo in compagnia di Rampage. Come vedete da titolo, tratteremo oggi di una prima parte, perché è un discorso molto lungo del Damage Step, quindi partiremo con una premessa, poi andremo in una prossima diciamo tra virgolette puntata, andremo a vedere un pochettino di più nello specifico i vari casi nelle varie sottofasi, quindi puoi cominciare. Salve a tutti, appunto abbiamo deciso di iniziare questa nuova rubrica che tratterà argomenti riguardanti ruling e meccaniche di gioco, e abbiamo deciso di iniziare con il Damage Step, ma essendo comunque un argomento, un macro tema di Yu-Gi-Oh! Che comunque ha le sue difficoltà, abbiamo deciso di dividerlo in più parti. Nella prima parte inizieremo con più che altro cosa può e non può essere attivato durante il Damage Step, perché per capirlo pienamente bisogna fare prima questo passaggio mentale, capire tutto quello che può e non può essere attivato, e poi nello specifico andremo a vedere le sottofasi, eccetera. Come prima cosa, appunto, bisogna puntualizzare che non può essere un video divertente come appunto un video fan delle pack openings, delle deck profile, cose del genere, però comunque è un argomento inerente al gioco che sicuramente è molto importante per voi e che vi potrà aiutare in futuro, ed è importante conoscerlo. Quindi iniziamo subito. Una premessa che faccio è che, ragazzi, purtroppo, allora, non è per cattiveria, però nei commenti non possiamo stare a rispondere a tutte le domande, perché se rispondiamo tipo a 30-40 domande di voi che fanno, noi cerchiamo con i video che facciamo di cercare di rispondere il più possibile ai vostri dubbi, però dovete capire anche noi che non possiamo rispondere, perché proprio non si riesce, non è per cattiveria, ma proprio perché non si riesce, è una cosa impossibile. Infatti voglio puntualizzare in questa cosa, cercheremo, almeno io cercherò, che devo fare il video, di non fare un video troppo lungo, perché capisco che può essere impegnativo, soprattutto su un argomento così difficile come può essere il Damage Step, anche se molto interessante. Possiamo iniziare, quindi sì, andiamo. Iniziamo col video. Allora, cosa può essere e non può essere attivato durante il Damage Step? Noi tratteremo quello che può essere attivato. Allora, può essere attivato le carte contro trappola, come adesso abbiamo preso Seven Tools, ma anche Warning, e tutte le carte contro trappola che sono Spell Speed 3 possono essere attivate durante il Damage Step. Passiamo alle carte che modificano direttamente, è importante questo, dopo capiremo perché, che modificano direttamente attacco e difesa, come Shrink e Honest. Queste due carte si differenziano tra loro, non solo perché una è mossa, una è magia, ma c'è una cosa più sottile. Shrink non ha nel testo, se voi leggete il testo, non ha riferimenti nel testo riguardo al Damage Step se può essere attivato o no. Questo implica che tutte queste carte possono essere attivate, poi lo andremo a vedere in dettaglio quando teniamo delle sottofasi, possono essere attivate durante le prime tre step del damage. Invece le carte come Honest, che appunto hanno un riferimento al Damage Step, perché Honest dice questa carta può essere attivata durante tutto il Damage Step, dice, può essere attivata in tutte le quattro sottofasi, nelle prime quattro sottofasi del Damage Step, inclusa la Damage Calculation, mentre Shrink non può essere attivata in Damage Calculation. Vi ho anticipato prima il fatto di carte che modificano direttamente l'attacco e difesa, perché prendiamo questo esempio, Necrovalle e MST. Se io ho Necrovalle comunque sta dando, è un mostro GK sul terreno a cui sta dando più 500 difesa e attacco, io in damage non posso fare tifone, anche se tifone comunque andrebbe ad alterare l'attacco e difesa del mostro, ma non è comunque una mossa che si può fare, perché le carte che possono essere attivate sono quelle che modificano direttamente attacco e difesa. Passiamo a un altro tipo di effetto che può essere attivato durante il Damage Step. Durante il Damage Step possono essere attivati gli effetti Quick dei mostri, quindi effetti con Spell Speed 2, come ad esempio Stardust, che negano l'attivazione di una carta
come appunto in questo caso Stardust e tutti i suoi simili. Possiamo trovare, cioè ci sono due eccezioni fondamentalmente a questo che la Konami ha stabilito così, e sono una Gemini Imps, che avendo comunque un testo, questo test perché nega, non può essere attivata durante il damage step, e ugualmente Gravekeeper's Watcher e il sorvegliante dei custodi di tombe, adesso non abbiamo la carta qua, però anche quella non può essere attivata, sono due eccezioni a questa categoria. Poi abbiamo le carte come Bujinji Turtle e lo Schoolmeister, che sono due carte adesso molto usate per via del Bujin, e lo Schoolmeister è una carta di side molto usata. Sono carte queste che sono diverse da Stardust perché fondamentalmente negano un effetto, e le carte che negano gli effetti possono essere attivate. Qual è la differenza però tra carte come queste e carte come Focus Forza o la Giant Hand, che comunque al momento non abbiamo, Giant Hand non credo che l'abbiano in tanti, ma ad ogni modo, sostanzialmente la differenza è che loro devono essere un po' come Stardust appunto, incatenate all'anello che stanno cercando di negare, mentre Focus Forza e Giant Hand negano gli effetti complessivi della carta e non devono essere incatenati per forza all'anello che devono negare, mentre queste sì, e negano solo un effetto. E quindi Focus Force e Giant Hand non potranno essere usufruite, usufruire di Giant Hand e Focus Force durante il damage, mentre invece di Bujinji Turtle e Schoolmeister potranno essere attivate. Poi andiamo alle carte come la Gru e la Talpa, che hanno di loro possono essere attivate durante il damage step perché è scritto nel loro test. Questa può essere attivata durante la damage calculation e questa all'inizio del damage step, come inizio della fase 1, come poi vedremo. Poi passiamo a un'altra categoria, i trigger. La maggior parte dei trigger, sapete, se non sapete cosa vuol dire trigger, comunque lo tratteremo, anche faremo degli episodi su tutti i tipi di effetti perché è importante. Comunque i trigger possono essere attivati durante il damage step, la maggior parte almeno, come Pike appunto, abbiamo deciso di prendere una carta abbastanza nota, e questa può essere attivata durante il damage step. E l'eccezione a questa categoria, è una cosa abbastanza sottile questa, non mi capiterà spesso però è bene saperlo, sono gli effetti come quello di questa carta. Ve lo leggo se non lo conoscete. La carta si chiama Catoblepas, la strega del fato, e dice: quando il tuo avversario evoca specialmente uno o più mostri, puoi rimuovere dal gioco un mostro con attacco punto interrogativo tipo Traguedia, beh, non è importante, dal tuo cimitero, per distruggere quei mostri evocati specialmente. Gli effetti trigger che si attivano appunto quando dei mostri vengono evocati sul terreno dell'avversario non possono essere attivati in damage step. Questa è una peculiarità del damage, e perciò effetti come questo non potranno essere usati. Sono effetti di nicchia e non credo che vi capiteranno mai situazioni del genere, però comunque abbiamo deciso di affrontare l'argomento più profondamente, e quindi abbiamo incluso effetti di questo tipo. Poi non avevamo carte per rappresentare quest'altra sezione, ma è bene sapere che per carte che non hanno una precisa indicazione del fatto che possono essere o no attivate in damage step, ma hanno queste carte dei ruling specifici e ufficiali che affermano che possono essere attivati durante il damage step, e queste carte sono ad esempio Null and Void, Archfiend, Deathrook, ma sono anche appunto come un po' questa qui, sono carte di nicchia, non le vedrete spesso, però sono delle eccezioni. Poi ce ne sono altre. Per queste categorie è bene controllare i ruling ufficiali su Wikia per non sbagliarsi, che comunque è una fonte molto attendibile. E poi come ultima categoria abbiamo gli effetti obbligatori, come appunto tirare le Vangu, ma anche molti altri. Sostanzialmente tutti gli effetti obbligatori possono essere attivati durante il damage step. Detto questo, questa parte del video è finita. Abbiamo appunto deciso di iniziare parlando delle carte che possono essere attivate durante il damage step, per poi andare più sullo specifico nei prossimi video. Mostreremo e tratteremo un argomento più importante, sempre riguardante il damage step delle sottofasi. Fateci sapere se questa rubrica vi può piacere, vi può interessare, comunque la reputate utile nei messaggi, quindi
magari chiedete quello che vorreste vedere, o se non avete chiaro qualcosa e siete in di più tutti con lo stesso problema, sicuramente cercheremo di fare un video volto e mirato a una corretta comprensione delle tematiche un po' più difficili di questo gioco. E credo che questo sia tutto. Poi avremo anche modo di farvi vedere magari anche qualche situazione di gioco specifica, per vedere un pochettino come attuare un pochettino queste regole. Comunque questa qui è una parte, un po' una premessa, sì, per i prossimi argomenti. Fateci sapere un po' cosa ne pensate. Lasciate un like, iscrivetevi, commentate come al solito, fateci sempre sapere con un commentino qua sotto. E ci vediamo al prossimo episodio e alla prossima. Ciao!